Paolo, non poteva esserci debutto migliore, senza ombra di dubbio il migliore in campo questa sera, sono venute fuori tutte le tue qualità, immagino per te sia stata un'occasione importante quel lancio che ti ha dato il tecnico che hai subito ripagato ed ora ecco, ti prendi subito la scena. No, beh, intanto la ringrazio per le parole. Io non mi devo prendere nessuna scena, sono a disposizione del gruppo, dei ragazzi, del mister, e ringrazio loro che mi hanno messo nelle condizioni subito di sentirmi a mio agio in campo. E comunque, dopo una settimana da appena arrivato, non è facile, quindi sono loro che mi hanno dato tranquillità. E oggi è andata bene, sono contento al di là della prestazione personale della vittoria, che era importantissima. Vittoria sofferta, questa potrebbe essere anche una vittoria di grande slancio perché si sa benissimo quando sei capace di portare a casa il risultato in questo modo sale anche la tua stima, anche la certezza in quello. Sì, sono queste partite. Il girone del sud, quando ci sta il ritorno, è micidiale, è complicatissimo, quindi si passa anche da queste partite in cui si tira fuori quel carattere che è importante e fa bene anche nello spogliatoio. Quindi siamo soddisfatti, sappiamo che comunque abbiamo sofferto, ma ci sta. E abbiamo tenuto duro, secondo me potevamo anche in qualche situazione chiuderla la partita, e non ci siamo riusciti, però l'importante è, ecco, aver tenuto tutti e 11 fino alla fine. Il fatto che avete alterato il gioco più baricentro nel secondo tempo dovuto anche al cambio di modulo del Monopoli o anche all'incapacità poi di trovare gli spazi in profondità perché non abbiamo creato cambio di rigore. Secondo me, la prima parte del secondo tempo loro sono stati molto aggressivi, poi col cambio modulo erano uomo su uomo. Noi abbiamo avuto poca lucidità in uscita, secondo me. E loro però sono stati molto bravi ad essere aggressivi, lasciandoci però la profondità. Secondo me, con qualche giocata, qualche scelta migliore, potevamo facilmente far male. Però ovviamente siamo stati un po' pressati, un po' poco lucidi. Mentre alla fine del secondo tempo loro hanno calato il ritmo, e lì abbiamo avuto delle occasioni incredibili che vanno sfruttate, però va bene così. Senti, rispetto alle tue caratteristiche, ti abbiamo visto spingere tantissimo ed è una tua caratteristica, immagino, eri ad un certo punto davvero irrefrenabile su quella corsia. E ti chiedo anche un po' la sensazione dello spogliatoio, sai, immagino una settimana anche molto difficile e impegnativa, tu che sei uno degli ultimi arrivati, che hai respirato e che hai respirato? Ma per quanto riguarda la spinta, è nelle mie corde perché nasco terzino, quindi quando posso cerco di accompagnare l'azione. Poi dipende anche dal modulo degli avversari. Il primo tempo loro giocavano con due punte in verticale, quindi avevo più spazio. Il secondo tempo, avendo Borrello, diciamo, davanti a me, avevo meno spazio. Però quando leggo che è una possibilità valida, vado, accompagno l'azione. Per quanto riguarda il clima nello spogliatoio, ovviamente è stata una settimana pesante dopo la sconfitta, ma è normale sia così. Però abbiamo lavorato benissimo, duramente, testa bassa, ci siamo compattati e penso che oggi, il frutto di questa settimana l'abbiamo visto poi in campo nel tener duro. Ora bisogna vincere in casa. Sì, io sono appena arrivato e ho capito che un po' l'andazzo, il trend è questo, ma non dobbiamo, secondo me, focalizzarci troppo su questa cosa, sennò diventa poi un fattore mentale a sfavore, che ci fissiamo con questa cosa. Cioè, in casa deve essere qualcosa, un posto dove abbiamo quella spinta in più e ce l'avremo sicuramente. Quindi penso che d'ora in poi, ecco, da parte nostra non ci sarà problema a ripetere le prestazioni che facciamo fuori dentro il nostro stadio.